Allora, Kate, scrivo questo messaggio in balia delle emozioni, alle ore 00:43 del 17 settembre, e la lunghezza non ti dovrà impressionare, perché non si tratta né del classico messaggio sdolcinato, né del solito messaggio per essere apprezzato, come del resto fanno ormai tutti. Sono qui per augurarti buona fortuna per Milano, anche in questo caso è ciò che direbbe chiunque se ti incontrasse per strada e sapesse cosa stai passando, ma sei esclusivamente tu ad attribuire un valore ad ognuno di questi e ad ognuno di quelli. Devo ammetterlo, sono preoccupato, ma non voglio dimostrarlo per paura di contagiarti e magari essere la principale e unica causa delle tue angosce, almeno finora non mostrate. Sono sicuro comunque, in quanto tuo amico, che quando sarai lì a compiere un passo sicuramente importante della tua vita, che le paure ti assaliranno, perché sarà così che andrà e non ha senso negarlo. E sarà a questo punto che mi permetterò di darti un consiglio, o meglio, di aiutarti, cercando di convincerti a vedere tutto con i miei occhi e a vivere solo per un istante con la mia filosofia. Questi eventi sono solamente tappe che domani, dopodomani, magari fra 3 anni, ignorerai totalmente, seguendo la tua strada verso un futuro che chissà dove ti porterà. Sono ormai le 01:12, già tante parole e fin troppe lettere, e continuando rischierei solamente di annoiarti oppure di stoglierti lo sguardo da ciò che adesso, proprio in questo momento, è veramente importante. Qualsiasi persona giudicherebbe questo ammasso di pensieri ridicolo e imbarazzante. Forse lo è, ma che ci vuoi fare? Sa meglio di chiunque altro che sono fatto così. Ti voglio bene, anzi di più, lunatico, Mario Di Fra.